Oh mamma mia, ma che cosa succede? Mamma mia, aiuto! Che cosa sta succedendo? Bene, comunque ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mentre lì succedono tutte cose, vi ricordo di lasciare un like e iscrivetevi al canale. Ragazzi, non avrei mai pensato, cioè no, in realtà invece ci ho pensato tanto a portarlo sul gioco. Però adesso non roviniamo l'atmosfera. Che cosa sta succedendo? Niente, copriti la testa, che quello... appunto. E adesso ci risvegliamo con un trauma cranico. Ok, allora abbiamo una maschera mezza spaccata e va tutto a fuoco. No, non è inutile che cerchi di premere i pulsanti. Non so, tutto rotto, rotto tutte cose. Ha rotto tutte cose. Allora, cerchiamo di raccogliere subito l'estintore e di levare questo fuoco, che sennò si va a fuoco tutto. Ecco fatto, voilà. Ma quanto siamo esperti noi. Ok, adesso aspettiamo che ci si apra anche il tablet, quello super elettronico, al terra. Ovviamente c'è il suo tempo, ci vuole il suo tempo. Ragazzi, nel frattempo magari voi fatemi sapere se volete rivedere Subnautica, per chi non l'avesse capito è questo il gioco. E ho deciso di porsi, sì, vabbè, questa qua dice tutte cose ma non ci interessa, va bene. Allora, se la smette di parlare mi fa un gran favore. Allora, aspettate perché abbasso anche un po' il volume, perché era decisamente troppo alto. E la miseria quanto era alto. Ok, direi che così può anche andare bene, perché sennò sovrasta la mia voce. Allora ragazzi, ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo su Subnautica, esatto, una bellissima e nuova avventura. Allora, fatemi sapere se la volete continuare. Secondo me sì, perché questo gioco mi garba veramente veramente tanto. E quindi fatemi sapere voi. Detto questo, bando alle ciance e iniziamo con il primo video. Allora, questo per gli meno esperti è il fabbricatore, dove possiamo craftarci tutte le cose. Ovviamente ora non possiamo craftarci nulla perché non abbiamo niente. Poi qua c'è il deposito, dove in teoria dovrebbe esserci qualcosa. Esatto, ci sono due flare, due bottiglie d'acqua e due barrette nutrienti, che sono molto buone, quindi non le dobbiamo sprecare. Qua ogni tanto si ricaricherà per darci un medikit, che non è niente male. E ok, allora detto questo, noi in teoria adesso, esatto, guardate qui c'è pure l'animazione molto sex. Eccoci qua. Noi in teoria adesso siamo atterrati su un mondo alieno che è praticamente tutto marino, da quello che ho capito. Dove ci sono animali stranissimi, eccetera. Ci sono tanti animali stranissimi, fidatevi, ma proprio tanti. Quella lì è l'aurora. Quello che non ho capito sinceramente sono due le cose. Allora, io non ho capito se l'aurora era una nave aliena o se l'aurora era la mia nave, la mia nel senso del personaggio, vedete questo qua con le pinne, era la mia nave insieme a quella di tutto l'equipaggio, eccetera. Quella è la cosa che non ho capito. Va bene, magari se lo sapete mi fa piacere che me lo scrivete nei commenti. Detto questo ragazzi, direi bando alle ciance, ci possiamo anche subito mettere a guadagnare risorse, perché al momento siamo messi un po' ma non capisco perché. Ah, giustamente stavo dicendo, non capisco perché abbiamo poca salute, abbiamo 81 di salute, era semplicemente perché ok, questo lo uso, addirittura 101, si può arrivare a più di 100 di salute, non lo sapevo questo. Ok, mi metto sia una barretta energetica sia una bottiglia d'acqua qua dentro, così in caso ce l'abbiamo. Perfetto, detto questo, allora in teoria da quello che so bisogna aspettare un po' prima che l'aurora collassi ed esploda. E non capisco perché gli uccelli, quei cosi in cielo per un attimo si erano fermati. Non me la sento di definirli uccelli sinceramente. Ok, va bene, allora ragazzi direi, l'ho detto per la terza volta, quindi bando alle ciance di nuovo. E andiamo a cercare risorse senza avvicinarci all'aurora, perché tutti sappiamo che vicino all'aurora c'è una cosa molto brutta, cioè una specie di serpentone enorme che cerca di mangiarti vivo. Sì, esatto. Ok, allora, detto questo, sono anch'io abbastanza esperto di Subnautica, perché comunque ci ho giocato molto off camera. E abbiamo preso il nostro primo... Ah no, no, vabbè. Eh sì, vabbè, ma già. Ma dai, ma già così, ma già così. Iniziamo così, poi da dove è sbucato? Sicuramente da qua. Infatti gli dobbiamo levare lo zolfo. Ecco fatto, così non ci rompe più i marroni. Allora, detto questo, ho visto che c'era un altro calcar di rame. Eccolo, che era questo qua. Vediamo, no, stavolta c'è il titanio, che è anche molto buono. Ah, ma già abbiamo trovato roba assurda, ragazzi. No, vabbè, allora però prima voglio vedere una cosa, perché noi in questo momento non disponiamo
di nessuna bombola d'ossigeno, e quindi abbiamo 45 secondi d'ossigeno che fanno ben che cagare. Allora, e voglio vedere se posso farmi una bombola. Allora, come me la faccio? Ah, bombola, mi serve il titanio. Allora, sapete che vi dico? Ah, posso farmi anche un altro flare, ma non penso mi serva qualcosa. Allora, vi stavo dicendo, qui sotto, non so se ci avete visto, siamo spawnati in un buon punto perché... Aiuto, adesso se lo ritrovo... E niente, non... Ah, quello là è un dugongo assurdo. Quello là se ti vai vicino ti scorreggia in faccia, quindi per ora, finché non ci serve, non penso sia inutile andarci. Allora, dov'era? Ah, ecco, era qua. Sì, era qua. Vedete, se noi adesso scendiamo qua, dove stavamo prima? No, in realtà non era qua. Era miseria, ma è pieno di caverne. E là c'è uno di quei... Eh no, è un altro nido di bomba. Il bomba cabomba, la bomba, niente, mi ha preso. Allora, no, però non ci infiltriamo in caverne che non conosciamo. Allora, ragazzi, vi stavo dicendo, qua a parte che è pieno zeppo di caverne. E anche molto... non è una cosa... È una cosa buona. Però io vi stavo dicendo, no, no, adesso mi sono perso. Dov'era il buco di prima? Aiuto. Penso fosse... No, però questo era più... Non era così in basso. Aiuto, mi sono perso il buco di prima. Com'è possibile? Vabbè, allora, comunque, abbiamo... In quel buco di prima... Avevamo trovato una specie di cono enorme e dentro c'era pieno di risorse. Quelle là sono le cose più buone. Sono veramente le cose più buone. Però adesso sapete che vi dico. Adesso cerchiamo di non spingerci troppo oltre. E voglio. Buonissimi questi. Questi sono i rottami che ci servono per craftare altro titanio. E sono molto molto buoni. Poi questo è il quarzo che ci serve per fare il vetro. Che mano a mano avanti servirà. Qui vediamo che ci troviamo. Un altro pezzo di titanio. Ok, secondo me la bombola di ossigeno standard già ce la possiamo fare, se devo essere sincero. E dammi il titanio e vai su, che sennò perdo l'ossigeno e muoio. Ok, va bene, ci siamo, ci siamo. Perfetto. Allora, detto questo, secondo me, siccome abbiamo preso i rottami che poi si possono convertire anche in titanio, secondo me già possiamo fare qualcosa. Allora, ci craftiamo subito il titanio perché sennò non possiamo fare nulla. Ci craftiamo anche il vetro perché tanto il quarzo sciolto così rigido normale non serve a niente. Andiamo qua, visto che abbiamo sbloccato un bel po' di cose da craftare. Allora andiamo qua e ci facciamo subito la bombola di O2 standard prima di qualsiasi altra cosa. E voilà, e adesso per fortuna abbiamo 75 secondi di ossigeno, che è già veramente molto 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 meglio. Poi, allora, ho visto che si sono sbloccati, qui ci sono sempre i soliti flare. Poi qua, qua possiamo farci il filo di rame. Il filo di rame non, per ora non ci serve, ci servirà più avanti. E poi la batteria che ci serve, penso. Però comunque più avanti, se adesso non ci serve non dobbiamo farcela per forza. E qua invece si è sbloccata l'armadietto impermeabile, che di solito solitamente io non uso mai. Quindi per ora lo lasciamo là. Detto questo, allora, vedo che la mia fame sta scendendo abbastanza in fretta, quindi mi mangio subito una barretta nutriente che mi ha dato addirittura 109 di fama. Ok, non di fama, di fame. Ok, allora, quindi risaltiamo in acqua. Adesso, in teoria, secondo i miei calcoli, ci possiamo, tra virgolette, permettere di entrare in quel buco perché abbiamo molto più ossigeno rispetto a prima. Cioè, prima non c'avevamo manco una bomba, manco una bombola, invece adesso sì. Quindi, allora, direi, i funghiacidi li prendiamo perché mi ricordo che servivano, come abbiamo visto anche prima, per craftare le batterie. Quindi li prendiamo, tanto ne servono soltanto due. Ok, e qua si incappa in un'altra caverna, però prima di entrarci mi riprendo pienamente con l'ossigeno. Ecco fatto. Ritorno su e ritorno a 75. Ok, detto questo, dov'è il buco? Eccolo qua, allora, già c'è un po' di quarzo all'entrata. Stiamo attenti perché ho paura di... che nelle caverne è abbastanza strano non trovare quei bomboli che ti scoppiano addosso. Ok, anche un po' di rame che per ora non ci fa per niente male. E un altro pezzo qua. Ok, sempre rame, va bene. Ah, ok, qua siamo spawnati in un punto un po' scemo. Allora, vedete questo bioma che qua l'acqua inizia a farsi un po' verdastra? Cos'era? Sembra come se qualcuno mi avesse sputato in faccia dentro l'acqua. Cosa alquanto impossibile, però comunque sembrava così. Ok, va bene. Direi, prima di tutto... Sinceramente, sì, ho paura di entrare qui dentro. Più
Più che altro non per il buio, sapete ragazzi che poi più avanti ci dovremmo assolutamente fa fare una torcia. No, vabbè ragazzi, non ci credo, abbiamo già trovato praticamente l'oro. Forse pure quello in effetti. Ok, ma questa è l'arenaria. Dall'arenaria ci si possono trovare i minerali più buoni di tutti. Infatti abbiamo trovato. Oh no 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 no
in faccia. No, 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 ragazzi, voi non potete capire che cosa ho visto. No, 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 assolutamente no. Dove cazzo sono? Mamma mia, ragazzi, mamma mia, no, per carità, assolutamente no. Allora, ragazzi, non so se l'avete visto dallo schermo, ma io me ne sono andato subito perché c'è un motivo se me ne sono andato subito. Perché c'è tutto sto fumo che esce da qua? Cos'è sta cosa? Si sta buggando tutto? Allora, va bene, comunque vi stavo dicendo, io me ne sono andato da là, perché lì c'era una specie di squalo, non so se l'avete visto, si intravedeva in mezzo ai buchi delle caverne. Quello squalo, sapete cos'è? Quello è, in pratica, è il primogenito, è la stirpe dello squalo enorme che sta vicino l'Aurora. Quindi non penso ci convenga perché ci attacca assolutamente. E veramente non ci conviene. Cioè, se abbiamo paura di questo, ragazzi, non vi immaginerete voi quando andremo a sconfiggere lo squalo, quello ancora più grande. Ah, qua ci si è sbloccata la bombola ancora più buona che dovrebbe darci 130. Per la quale ci serve un altro po' di vetro e una bombola standard. Ok, non è troppo complicata. Ok, poi qua abbiamo l'armadietto. E va bene. Allora, per ora direi di craftarci. Allora, ci serve assolutamente da prendere le creep vine che ci servono per fare le pinne. Poi, allora, vediamo. Mi servirebbe uno strumento per riparazioni così che riesco a riparare tutto ciò. Tutta sta roba. Una batteria. E mi servono tante creep vine. Mi servono tante creep vine e una batteria che mi posso craftare, così ragazzi riusciamo subito a farci una bella torcia. Che non è male. Ci stiamo muovendo veramente molto bene, stiamo andando molto bene. Siamo già molto avanti per essere al primo episodio di Subnautica. E sono contento. Ed ecco qua la nostra torcina. Perfetto, detto questo, io allora. Non so se sapete, ma. Allora, innanzitutto ci prendiamo. Anzi, no, non ci prendiamo niente, tanto la fame ce l'abbiamo tutta a posto. Ah, vi volevo dire, non so se lo sapete, ma le creep vine sono quelle specie di grappoli gialli che si trovano in mezzo alle alghe. Beh, le alghe sono il bioma dello squaletto del primogenito dello squalo, quello brutto. E infatti è lì che noi l'abbiamo visto, perché non so se vi siete accorti che l'acqua si iniziava a fare tutta un po' verdastra. È perché quello è il bioma, tutto cupo e verde. E lì c'è anche appunto lui, quindi non so quanto ci convenga andare, cioè mi conviene molto perché mi posso fare il coltello, le bombole e tutto quanto. Però è anche molto rischioso perché se ci moriamo, poi ci moriamo. Ok, allora, detto questo, io mi sono fatto la torcia, quindi in teoria a livello di visibilità non dovremmo avere troppi problemi. Vediamo, illumina, mi pare che illumina anche, sì, illumina anche un bel po', quindi. Siamo messi a posto, ok, perfetto, a 100% di energia, quindi si scarica molto lentamente, quindi siamo, per ora siamo ok. Poi questi sono gli aerosacchi, questi pesci qua. Vedete che se li prendo non faccio un soldo di danno perché mi servono per fare l'acqua. Poveri aerosacchi sfruttati, e vabbè, ma quando uno si tratta di sopravvivenza non può non farne a meno. Poi qua c'è una sca... Cosa c'è? Il Sea Glide! No, questo qua ragazzi, per chi non lo sa, è il frammento di Seaglide. Se si scannerizza si può sbloccare il progetto del Seaglide, che è molto buono perché ti fa nuotare velocissimo sott'acqua. E allora mi devo ricordare che è un qualcosa che mi fa da punto di riferimento. Perché cavolo sta lì quello? Ah, ok, perché qui dietro ci sono le alghe. Sì, vabbè, ma non ti starai un po' troppo. Mi hai visto? No, 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 vai, vai via, ok. Io rimango qua. Allora mi devo ricordare che è vicino a quel mostro orribile, ok, va bene. Che poi non capisco perché di solito, ragazzi, nei punti di spawn principali il bioma delle alghe ce l'hai comunque a una distanza abbastanza debita, tipo 200 metri o roba simile. Questa qua ce l'ho praticamente attaccata alla capsula. Cioè, boh, per chi se lo sto domandando, la capsula è questa qua davanti a noi. Ok, allora detto questo,
Di notte preferisco non avvicinarmi perché è ancora peggio, quindi direi ci facciamo l'aerosacco con l'acqua, eccolo fatto, quindi ci facciamo l'acqua, ecco fatto, così abbiamo addirittura tre bottigliette perché ancora non abbiamo sprecata una e andiamo a sprecare la prima adesso. Voilà, ecco fatto. Ah, detto questo, ci ha craftato un altro medikit che prendiamo assolutamente perché non è buono ma di più. E niente ragazzi, io veramente non so che fare perché mi servirebbe tantissimo. Ah, ok, si sta facendo giorno. Mi servirebbe tantissimo la gomma siliconica, ma mi cago addosso con quel robo là. Quindi non so, ci provo. Aspettate, allora tanto adesso non dobbiamo neanche più tenere la torcia in mano. Certo che con un coltellino di affidamento mi sentirei molto più tranquillo, sinceramente. Con un piccolo coltellino di fiducia mi sentirei molto meglio, però purtroppo non ne disponiamo. Qua mi stava scappando questo, un po' di rame che non fa mai male. Ok, allora là c'è ancora il Seaglide, quindi bene o male l'abbiamo ritrovato. Ah, però allora, prima lo squalo quello brutto e storto stava qua. Mo' tocca da vedere se sta ancora qua. Allora. Eh sì, ma porca miseria, ma si è mangiato un pesce davanti a me. Ma sono cose da fare, signore, ma dai. Ma ce ne sono due! Ma la miseria, ma non lo so, ma lo squalo grande, ma lo squalo supremo ha fatto festa e bisboccia. Ma come fanno ad esserci? Ma sono io l'unico YouTuber sfigato a cui capitano due squali insieme. Ma com'è possibile? Sono due. Se mi attaccano in due, questi qua mi uccidono in una maniera orribile. Le creepvine sono là. In teoria sono abbastanza lontane da loro perché loro si spingono più verso di là in teoria. E le creepvine sono qua. Però mi fa cagare addosso soltanto anche la profondità a cui sto. Cioè, aiuto, aiuto. Allora, aspettate. No, lei no. Allora, questo qua, signore, si sta avvicinando troppo. Ha capito su. Bravo. No. Ah, ok. Se si vuole mangiare i pesci, va bene. Non esageri perché sennò poi non lascia. Ma secondo voi se lo mangia il dugongo? No, secondo me il dugongo scorre già in faccia a quello. No, in teoria no, perché gli ha passato. Però guardate che figo che è. Cioè, è comunque. Cioè, so che è strano dirlo, però è figo come è fatto. È tipo scaglie, è viola e bianco. È carino come è fatto. Però adesso invece di cavoleggiare, innanzitutto, no, no, allora, la cosa più brutta è quando non vedi più il nemico. Quindi io ho paura, ok, no, ora lo vedo. Cioè, sempre se è lui, perché ricordiamocene che ce ne sono due purtroppo a farci compagnia quest'oggi. Ok, allora, non so perché girano fissi su quella scatola, ma noi non ci serve perché il Seaglide ce l'ho qua. Ah, scarsi, il Seaglide ce l'ho qua. Ah, scarsi, ok. Ah, adesso che li ho tipo burleggiati male, probabilmente saranno ancora più intenti a fracassarmi le ossa. Mamma mia. Mamma mia, oh, sono sicuro che mi pentirò di ciò che. No, però vedi, appena mi avvicino qua, arriva pure questo. Ma fino a mo' stavi là a mangiarti i pesci tuoi, ma tornatene di là. Ok, grazie, bravo. No, 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 c'è l'altro, dai, non ci credo, non ho parole, non ho parole, non ho parole. Ah, ci ha seguito. No, no, in teoria non dovrebbero spingersi troppo oltre il bioma delle alghe, da quello che so. Però non mi pare più di vederlo. Ok, allora ossigeno va bene. Perfetto, riprendiamoci tutto l'ossigeno che ci serve. Ok, allora lì ci sono i dugonghi che per ora non mi fanno paura. Allora, aspettate perché. Allora, vediamo. Allora, lì ce n'è uno, vedete laggiù che sta andando, non so, a ballare. Là c'è quello che siccome ha sentito che io dovevo andare a prendere la creepvine. Allora si è messo là a rompere le. Ma che cosa sta facendo poi? Si sta compenetrando con la roccia, ma dai. Ma stiamo scherzando. Allora. Ah, se io vado là, quello mi recupera in 2 secondi. Perché non c'ho manco il Seaglide. Quindi manco a dire che ci posso andare veloce, sai. E poi dobbiamo comunque stare attenti. Perché io ho paura che quello là torna dal Giappone da un momento all'altro e ci jumpscherà da dietro. Che non mi sembra proprio un'ottima cosa. Quello là, non lo so, sta limonando con la roccia, non lo so, è completamente compenetrato 24 ore su 24 sulla roccia. Le creepvine, non c'è ombra di creepvine.
Non so, ragazzi, penso che il creatore di Subnautica ci abbia despawnato in questo istante le creepvine perché non vuole farcele prendere. Non so, che poi sono fondamentali per il gioco le creepvine. Senza di quelle non si va avanti, ti servono per fare una marea di cose. Allora, vediamo un po' se riusciamo a trovarle. Continuo a vedere semplici alghe senza neanche una piccola creepvine. Comunque, ragazzi, penso che la mia teoria fosse vera, cioè che se già ci sono due squaletti in un'altra parte, non dovrebbero presentarsene altri in altre zone della mappa. Ok, questo è buono. Deposito di sale, questo è buono perché ci possiamo cuocere il cibo quello più raffinato, che ci dà più pappa. Ok, allora, di là scorgo delle creepvine. Ok, ragazzi. Io ci sto andando. Se mi spunta un Belzebù da dietro al sedere, chiudo il video, cioè veramente chiudo il video qua, ve lo giuro, cioè. Che poi non ho capito perché bisogna andare così vicino per raccogliere. Ah, ok, adesso ho l'inventario pieno. Allora, mi sto affidando al Cruisillo. Allora, no, aspettate. Mi devo buttare qualcosa, però sono tutte robe utili. Senti, butto questi. Ok, no, mi è preso un colpo perché mi sono visto davanti queste cose che mi cadevano. Ho infartato, vi giuro, ho infartato per dei rottami. Ok, allora, però io, la mia teoria, lo so, sono un po' negativo, però secondo me pure è così. Che cosa sta... Ah no, lo sti... Sono un demente, mamma mia, che cretino. Sono un deficiente, per fortuna che non ho messo che se muori perdi tutto. Mamma mia, che cretino che sono. Non mi ero accorto dell'ossigeno. Stavo parlando, ho detto che cosa succede? Sta venendo l'oltretomba. E invece era l'ossigeno. Non ho realizzato in tempo, ve lo giuro. No, vabbè. No, vabbè. Non ci credo. Ma vabbè. Dai, non fa niente. Ho perso alcuni oggetti. Ma come? Ma dai! Ma come? Ma io avevo messo che non mi perdeva gli oggetti. Ma è rimasta solo una creepvine. Dai, ma vaffanquario allora. Cioè, ma seriamente, ma devo stare a combattere con sta roba. Ma dai, ma sono veramente un handicappato. Però un po'. Però due gomme siliconiche ce le possiamo craftare, ragazzi. Siete contenti? Lo so che siete contenti. Allora. Ah, abbiamo sbloccato un qualcosa? Una cella di energia. Questa servirà più avanti e non spoilerò il perché. Qualcuno sicuramente già lo saprà, anzi la maggior parte già lo sapranno, ma non voglio spoilerare niente. Allora, perfetto. Allora, io direi che ci craftiamo subito la bombola di O2 a capienza elevata perché secondo me è fondamentale. Quindi ce la facciamo. Anzi, sapete che vi dico? Ci facciamo. Aspetta, aspettate perché voglio vedere. Ok, gomma se ricordo. Ci facciamo il coltellino. E nel prossimo episodio ci faremo la bombola che ci farà arrivare a. Che ci farà arrivare a. Oh, la miseria. Quanto sono abile nel maneggiarlo. Che ci farà appunto arrivare. A 130 di secondi di ossigeno. Quindi, ragazzi, per questa volta è tutto. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate. Se volete che continuo questa serie, secondo me è veramente molto figa. Anche se ogni tanto mi cago addosso per gli squali, però è molto figa. Quindi, per questa volta è tutto. E da Tobi, ciao ciao.